Amici di newsf1.it, buonasera e benvenuti a questa edizione extra di Formula One Garage, extra perché in versione weekend che combacia col Gran Premio di Ungheria, l'ultimo prima della sosta mondiale. È con noi, do il benvenuto al nostro Deus Ex Machina, l'ingegnere Werner Quevedo, esperto in Ciao materiali Massimo. compositi. Ciao Werner, buonasera. Ciao Massimo, ciao a tutti. Allora, FP2 che non sono le mascherine, ma sono le Free Practice 2, si sono appena concluse comunque da poco, con una Ferrari, diciamo, la bassa voce facendo tutti scongiuri e quantomeno in forma, che si presenta, che beh, si presentava qui chiaramente con i favori del pronostico e almeno per le prime due prove libere si è issata in testa. C'è la sorpresa McLaren, sia con Norris ma anche con Ricciardo, certo poi il venerdì lascia un po' il tempo che trova. Red Bull benino con Verstappen, ma è solo quarto. Però quello che cattura tanto l'attenzione che ci ha permesso poi di fare questa puntata extra, ce ne parlerà adesso Werner, sono le numerose, forse un po' atipiche, visto il periodo dell'anno, di solito si porta sempre qualche aggiornamento dopo le vacanze e non prima, di alcune novità tecniche. Tra le altre cose, le pance della Haas, un Ctrl-C, Ctrl-V classico di un'altra vettura che adesso non vi diremo, lo scoprirete poi. E soprattutto anche l'alettone posteriore, questa novità della Aston Martin. Werner, ce ne vuoi parlare? Allora, l'Aston Martin devono avere qualcuno che è veramente bravo a trovare le fallacità del regolamento, anche perché il regolamento quest'anno l'hanno scritto in maniera proprio cervellotica, tanto cervellotica. Io non lo cito mai perché è proprio impossibile da comprendere senza avere il 3D davanti, perché parla di concavità e convessità che veramente senza avere il 3D e disegnare è impossibile. Quindi, cosa ha fatto Aston Martin? Si è presentata con questo patocco qua davanti, che ha questa forma semplicemente perché da regolamento l'unica maniera per infilarlo lì è dargli quella forma. Quindi a cosa serve questo? Questo non è altro che una bandella. La bandella che cosa serve? Serve per evitare che l'aria ad alta pressione che si trova sopra l'ala fluisca di lato, perché di lato, allora normalmente noi abbiamo alta pressione sopra l'ala, bassa pressione sotto l'ala, pressione atmosferica di lato all'ala. L'aria dove è più a pressione, dove la pressione è più alta, cerca di andare dalle altre parti. Normalmente nelle vetture Formula 1 degli anni passati c'era una bandella, quindi un muro che impediva all'aria di passare. Questo è stato eliminato proprio per ridurre l'efficacia delle ali posteriori, perché in questo caso negli aerei, cioè, molti aerei hanno una puntina di lato che fa proprio questo, si chiama evitare l'effetto ala finita, perché se noi avessimo un'ala infinita, da nessuna parte potrebbe passare l'aria. Invece, siccome l'ala non è infinita ma è corta, è 1 metro, e di lato l'ala perde efficacia. Che cosa ha fatto Aston Martin? Ha trovato una gabola nel regolamento che permette di creare una bandella. Ora, se andiamo a vedere quello che ho disegnato, cerco di farvi capire. Allora, praticamente cosa dice il regolamento? Dice intanto che devono essere dei raggi con una convessità determinata, quindi ci deve essere questa specie di occhiello sopra, è obbligatorio, altrimenti non avrebbero potuto farlo. E dice che la convessità, anzi la concavità, cioè la parte che rientra della pancia, che è necessaria per fare qualcosa, altrimenti non avrebbero potuto fare niente perché non avrebbero potuto completare il profilo, deve essere in una zona che non è visibile né da sopra né dal lato. Quindi, se avessero fatto anche un minimo di raggio in quella zona, dall'alto o dal lato, questo raggio si sarebbe potuto vedere. Invece, cosa hanno fatto? L'hanno portato in avanti fino al piano in cui finisce, perché la federazione ha determinato dei volumi all'interno dei quali devono trovarsi i vari pezzi della vettura. E questo elemento si chiama wingtip, cioè estremità dell'ala. E praticamente arriva al piano che determina la fine di questo elemento, e quindi noi vediamo che lì dall'alto non vediamo questa pancia del numero 9, diciamo, dal lato, dall'esterno non lo vediamo, e quindi è a regolamento. Chiaramente questa forma non è ottimale perché abbiamo una sezione, seppur piccola, ma assolutamente perpendicolare al flusso, quindi abbiamo un muro contro il quale il flusso va a sbattere. E visto
come è stato interpretato questo regolamento, non hanno potuto neanche raggiarlo, ammorbidirlo in qualche maniera. Quindi il flusso che arriva qui per girare attorno non lo può fare in maniera morbida, scivolando, lo fa in maniera confusionaria. Immaginatevi di mettere la mano fuori dal finestrino, mettetela così e vedete quanta aria, quanto vi fa forza. Praticamente è quello che succede. Quindi qui avremo un aumento della resistenza aerodinamica, un aumento dell'efficacia e dell'efficienza dell'ala posteriore. Quindi è una cosa che su una pista tipo Monza non vorrei assolutamente. Ma una pista come il Hungaroring, in cui abbiamo la deportanza che è fondamentale perché si va piano e si deve avere tanta trazione in uscita dalle curve, è qualcosa che può aver senso. Probabilmente qualcosa che incasina, per usare un termine tecnico, da morire i flussi, però è una bandella in più che quindi dovrebbe dare un vantaggio. Sicuramente gli altri team, non dico che lo copieranno, ma su già adesso avranno qualcuno al CFD che sta provando questo elemento montato sulle varie ali, perché sicuramente è una genialata. Magari l'ha pensato la stessa persona che ha fatto il doppio, T3. Esatto, che poi è stato copiato. Purtroppo il regolamento è fatto in maniera tale da portarti a pensare in un modo, ma non sei obbligato a pensare in quel modo. Cioè, immaginatevi il regolamento come una strada, come se fossero una strada di notte con delle fiaccole che guidano il vostro percorso. Quindi voi automaticamente andate dritti. Però magari tra una fiaccola e l'altra si può uscire. Però uno non ci pensa perché tende a seguire il percorso. Evidentemente si chiama pensiero laterale proprio per questo. Qualcuno in Aston Martin è veramente bravo. Io questo qui è un disegno che ho fatto io, sono i volumi regolamentari della federazione e io ho provato ad abbozzare rapidamente la forma che potrebbe avere quell'elemento. Poi dopo Aston Martin chiaramente ci deve montare il pezzo del flap dell'ala che già esiste, quindi gli ha dovuto dare un'aggiustata, è molto complesso. Io ho fatto un disegno rapido anche perché non ho né la galleria del vento né sono nel lavoro per l'Aston Martin, però ho cercato di abbozzare un'idea e leggendo il regolamento con molta attenzione, cazzo, funziona. Cioè, al regolamento funziona, è una furbata, ma è assolutamente a norma. Poi non so se funziona a livello aerodinamico, però dal regolamento c'è. È curioso però che in Aston Martin ci siano questi geni che poi tirano fuori queste idee e vengono sfruttate dagli altri, perché loro navigano sempre nei bassi fondi della classifica, loro inventano e gli altri sfruttano. Esattamente. Senti, invece parliamo un attimo delle pance della Haas, perché si sono presentati con delle pance che ci ricordano qualcosa, dai. Allora, mi ricordano molto il camion dei pompieri, il colore è quello. Esatto, il colore del camion dei pompieri, bravo Werner. Adesso non so bene che team è che può avere i colori del camion dei pompieri, però chiaramente si sono leggermente ispirati da una vettura che pare la più veloce in pista. Ecco, adesso ragazzi, chi ha gridato allo scandalo per l'Aston Martin che era una Mercedes verde? Che dobbiamo dire qui? Se è coerente, deve gridare allo scandalo anche qui, perché sì, veramente è giusto, anche perché sappiamo benissimo i rapporti stretti tra Ferrari e Haas. Io mi immagino domani Wolff e Horner stasera, già stasera, cioè staranno, li devono sedare probabilmente, perché Haas... Bernard, se qui diamo una pitturata di rosso col paint e apriamo tre feritoie, due di qua e due di là, è la Ferrari, dai, è identica. Non so di cosa tu stia parlando. I nostri avvocati stanno già lavorando. Non ho mai visto niente di tutto questo. Niente di tutto questo. Vediamo se funzionerà poi alla prova pratica in pista domenica, sabato e domenica, sia questa novità che quella che ha portato la Aston Martin. Altra novità, altro control C, control V, mi verrebbe da dire, però stavolta lato bibite. C'è un beam wing nuovo di pacca, nuovo per loro, non per il camion dei pompieri. Ma guarda, il beam wing è un elemento talmente semplice che è quasi disegnato in automatico dai flussi, quindi qui non lo chiamerei copiato, perché alla fine della fiera ti puoi inventare poco col beam wing. Lo fai un po' più raffinato da una parte, un po' più cicciotto dall'altra, un po' più ingegnato, però io non parlerei di copiatura. È come dire che l'ala anteriore è un po' uguale per tutti. Cioè il beam wing è un elemento aerodinamico che sta lì. Anche il regolamento non ti può inventare più di tanto.
non griderei al disastro. Ok. Quello che invece qualcuno senza far nomi si è inventato è un fantomatico nuovo fondo piatto della Red Bull che in realtà, a guardar bene, è lo stesso identico che c'era già in Francia, quindi o lo hanno portato in Francia e non se ne è accorto nessuno, o hanno preso una cantonata clamorosa questi siti di informazione, per così dire, che spacciano un nuovo fondo Red Bull per contrastare la Ferrari. Ma guarda, io aspetto solo di leggere la spiegazione tecnica aerodinamica di quella bozzetta che vediamo, quella lì, no, quella davanti, però sotto la freccia anteriore, questa bozzetta che vediamo appena sotto la freccia a destra, che voglio proprio leggere la spiegazione aerodinamica, quando in realtà quello lì è la carenatura del cono antintrusione del telaio. Però mi immagino il solito effetto Pensi questo, pensi quanta. tu. Questo pensi tu, ci sarà sicuro qualche scienziato che dirà che guadagnano 3 decimi. Sì, grazie all'effetto Wanda, che veramente anche quando Verstappen va al bagno, Funziona fa il giro. comunque, eh? Il concetto è identico. È sempre l'effetto Wanda, ovunque. L'hanno inventato quelli Ovunque. a Red Bull e tutto funziona con quello. Vabbè, cazzate a parte, sì, è il solito fondo che hanno portato anche all'ultima gara, quindi probabilmente ha funzionato, o forse lo stanno ancora provando. Resta il fatto che Però Ferrari sembra non aver portato, essere l'unica a non aver portato novità, sì, questo è un anche po'. Sì, vedevamo anche prima nel nostro gruppo le novità portate, tutto l'elenco stilato Ferrari non pervenuta, perché. morta. Niente. Quindi niente, Stiamo ok. Beh, bene così. effettivamente, però stiamo bene così, effettivamente ci stiamo bene così, perché ecco, cioè, su questo circuito, più di questo, più del carico che già produce la Ferrari, difficilmente si riuscirebbe. Vediamo poi dopo le ferie se a Maranello non vanno tutti un mese in vacanza, che cosa tireranno fuori poi a Spa, giusto? La prossima è in Belgio? Sì, assolutamente, sì. Ok, quindi pista probante, speriamo bene. Werner, io ti ringrazio della tua presenza e delle spiegazioni che ci hai dato. Salutiamo tutti gli aficionados che ci hanno seguito in diretta e poi su YouTube, seguiteci sempre sul sito Instagram, Facebook, ovviamente YouTube. Iscrivetevi al sito e cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati. Grazie a tutti, buon weekend e buon Gran Premio. Ciao ciao! Ciao a tutti, ragazzi.